altro le varie offerte che ci vengono fatte. Meglio se ci affianchiamo da un professionista indipendente, cioè che non deve fare gli interessi di qualcun altro, ma fa i nostri. Cioè adottiamo quei comportamenti che nella vita quotidiana siamo consoni e abituati a gestire, controlliamo il prezzo, vediamo la scadenza, confrontiamo le marche, possiamo scegliere fascia alta o fascia bassa. Chissà perché, quando entriamo in un istituto bancario, in un'agenzia di assicurazione, piuttosto che alle poste, e dobbiamo comprare questa roba qui, perdiamo di vista il buon senso. C'è la fiducia perché parliamo di soldi, va benissimo, ma un minimo di consapevolezza ci dovrebbe responsabilizzare, perché sennò poi non possiamo, come dire, pretendere che vengano fatti gli interessi altrui se non ci siamo presi noi la responsabilità di questo. Bene, io ho concluso, vi do solo due accenni, che questo può essere utile in generale. Pensate che sono state fatte delle ricerche a proposito di benessere legato alla gestione del proprio denaro, e ci sono aziende, e io faccio parte di un progetto pilota che è partito quest'anno col comune di Milano, vi cito anche il nome, tanto il pubblico lo potete vedere, con il patrocinio del comune, l'Università Cattolica, eccetera, dove ci sono le aziende, in questo caso non cito per fare pubblicità, ma una nota marca di mobili svedesi, dove l'azienda paga il tempo ai propri dipendenti perché loro stessi partecipano a degli incontri sull'educazione finanziaria. Perché questo? Chiediamoci, un'azienda non fa niente se non ha un tornaconto economico e finanziario, perché è dimostrato dalle ricerche che dicevo prima che una persona che gestisce bene, proprio, ve lo rendo con un'immagine, se la dipendente di un supermercato piuttosto di un ufficio pubblico, o una persona che ha a che fare con una macchina o nel proprio mestiere, mentre sta facendo il suo lavoro, comincia a pensare: oddio, non ho i soldi per pagare la mensa del mio bambino, oppure non mi bastano i soldi per fare la spesa a fine mese. Non sono riuscito a pagare la bolletta, come farò? Non è presente, non è produttivo nel mondo del lavoro. E quindi, se l'azienda investe in questo, significa che migliorare la propria gestione del denaro, che cosa produce? Più sicurezza, più sanità, più benessere, cioè le persone sono più felici. E questo ha un altissimo valore sociale, perché l'individuo e la sua famiglia, essendo più sereni, genera benessere a livello collettivo. Quindi io ho concluso e lascio la parola. Posso dire